L'amministrazione Cristaldi ha accolto volentieri questa bellissima iniziativa, è da anni che si ripete questo momento di gioia e di condivisione, quindi questo invito è stato allargato alle associazioni e quindi condiviso, diciamo, con grande entusiasmo. Un plauso va alla gelateria che ha offerto gratis i gelati e anche alla giostra che permette a questi bambini di gioire, quindi un momento molto, molto bello. L'Associazione Abilmente Unite ringrazia l'amministrazione comunale Francesco Foggia, la gelateria Muscio Gusto dei Fratelli di Salvo e i giostrai delle giostre che ogni anno ci danno l'opportunità di passare questa giornata in allegria e di condivisione. Buonasera a tutti, come ogni anno oggi abbiamo organizzato questo evento per il sociale, abbiamo tutti questi bambini qui presso la nostra gelateria, Muscio Gusto è sempre presente, è fiero e orgoglioso di noi stessi che è già da 9 anni che ripetiamo questa manifestazione e spero solo di lanciare un messaggio ai miei colleghi che ci sono questi bambini che hanno veramente di bisogno e tante altre persone e poi ringrazio il consigliere Foggia che ci sta sempre vicino in queste manifestazioni e che dire, che Muscio Gusto è sempre presente. Colgo l'occasione di ringraziare pubblicamente chi oggi ci ha permesso di trascorrere una giornata di armonia e l'insegna dell'allegria, dove gli attori principali sono stati diversamente abili e i figli di questa città. Oggi proprio qui verso la gelateria Muscio Gusto, a cui ringrazio, anzi va un plauso ai Fratelli di Salvo che ogni anno comunque si impegnano per il sociale, lo dimostrano con i fatti, che nonostante qualche piccolo episodio che è successo in questo periodo, alla fine sono sempre a disposizione per la città e per la comunità. Questo è un esempio di come un'azienda può essere vicino alla città di Mazara del Vallo. Detto questo, non solo loro oggi sono stati presenti a questa importante manifestazione che da 9 anni che comunque questa giornata noi ripetiamo. Grazie anche alla collaborazione dei gestori delle giostre che oggi ci regalano anche le giostre gratis per i bambini. Naturalmente non sono le giostre gratis per tutta la città, per la gente magari più bisognosa o magari che non ha l'opportunità di andare a Luna Park. Noi facciamo questo, ripeto sempre che i bambini non hanno mai colore politico, noi ci impegniamo per il sociale con i fatti e non con le parole. Naturalmente spero che questa azione possa servire da esempio sia per le altre attività e le altre imprese mazzarese, ma soprattutto da esempio anche per quella politica che spesso a volte critica e che invece magari potrebbe fare. Noi ci mettiamo la faccia, ci mettiamo il cuore, ringrazio l'Associazione Abilmente Uniti e tutte le altre associazioni che sono qui presenti, ma ringrazio anche le parrocchie di Mazara 2, di Borgata Costiera e altre parrocchie che comunque sono oggi qui presenti con ragazzine e bambini, dove comunque alla fine oggi sono gli attori principali, ma l'obiettivo è quello di regalargli sorrisi, sorrisi che alla fine fanno la differenza, basta poco, bastano piccoli messaggi per regalare un grande significato a una giornata a tutti questi ragazzi che spesso e volentieri sono emarginati. Grazie e buona giornata a tutti. Sono la moglie di Lanzoni Claudio, titolare del Luna Park, uno dei titolari del Luna Park qui installati a Mazara del Vallo e come ogni anno vogliamo portare un po' di felicità anche ai bambini che ne hanno poca magari. Io e i miei colleghi, tutti d'accordo, assieme con l'assessore, vogliamo fare questa giornata per rendere tutti quanti un po' più felici. Anche quest'anno ci troviamo qui al Parco Giochi che puntualmente viene a Mazara ad offrire un pomeriggio di divertimento ai nostri carissimi concittadini diversamente abili. Ecco, ormai è diventata una consuetudine, i ragazzi non appena ci vedono si aspettano e ci chiedono sempre quando sarà questo pomeriggio di allegria e quindi noi non vogliamo deluderli. Ringraziamo il gestore del Parco Giochi e tutta l'amministrazione che ancora per l'ennesima volta vuole dare una dimostrazione concreta che fa tanto e fa tutto il possibile per garantire a questi nostri concittadini tutte quelle attenzioni, tutte quelle cure di cui loro hanno estremamente bisogno. E ci auguriamo che tutto questo possa avere una continuità in futuro.